Buongiorno a tutti da Luigi Perrone e ben ritrovati su TV Curadar. In questo video andremo a vedere una delle novità più rilevanti della versione 7.2.6 di Curadar, che è la Security App Exchange. App Exchange è il nuovo marketplace di app che IBM mette a disposizione dei propri clienti, business partner, sviluppatori di software, comunque esperti di sicurezza, che vogliono espandere ulteriormente le funzionalità del prodotto stesso. L'obiettivo finale è quello di offrire degli strumenti di collaborazione, di sviluppo per favorire la lotta contro il cybercrime che era già iniziata tramite l'apertura del proprio database di intelligence sulle minacce di X-Force. IBM in quell'occasione, e parlo di qualche mese fa, verso fine aprile e maggio, aveva già introdotto la funzionalità X-Force Exchange, che consentiva la condivisione di questo database di minacce. Ora si è passati al secondo step, quindi all'apertura della sua piattaforma di analytics della sicurezza, che è il database di Curadar, alla possibilità di espandere ulteriormente le proprie potenzialità. E questo lo fa mettendo a disposizione un repository di condivisione, di collaborazione, in cui è possibile inserire delle app esterne, delle estensioni, che possono accrescere le potenzialità dello strumento. Quando parlo di estensioni, parlo di bottoni, tabs, view, dashboard, custom properties che possono essere aggiunte a quelle standard fornite da Curadar, custom rule e software integration, quindi proprio dei piccoli codici, pezzi di codice che consentono di interagire con dei software esterni. Per fare un esempio pratico, possiamo pensare delle regole create apposta per bloccare degli indirizzi ben conosciuti, particolari, malevoli, controllare l'accesso degli utenti in base a dei profili predefiniti in funzione del rischio. Le applicazioni sviluppate mediante il nuovo framework applicativo di Curadar possono sfruttare queste regole per rispondere in maniera automatica, quindi senza intervento umano, alle possibili nuove minacce. Però per andare a vedere meglio di cosa stiamo parlando, conviene collegarci sulla console di Curadar e vedere come utilizzare questo marketplace. Dalla dashboard di Curadar andiamo sul tasto Admin. Nella sezione System Configuration troveremo una nuova icona che si chiama Extensions Management. Clicchiamo su questa e si presenterà la finestra di lavoro per poter interagire col marketplace IBM. In questo caso vediamo che è vuota in quanto non c'è installata alcuna installazione ancora su questa deploy di Curadar. Se guardiamo in alto a destra c'è un tasto che si chiama IBM Security App Exchange. Cliccando su questo tasto ci porta direttamente alla pagina del marketplace di IBM. Come abbiamo visto nella parte introduttiva, questo marketplace è targato IBM X-Force Exchange, lo vedete qua, che era diciamo, la parte iniziale che IBM aveva messo a disposizione. Noi oggi andiamo a vedere la nuova parte di App Exchange, che raccoglie tutte le applicazioni, le app sviluppate per Curadar e che sono suddivise per categoria, come vedete in questa zona. Quindi possiamo trovare una zona dove ci sono le app relative a dei software che si integrano con Curadar, delle app che contengono delle rule che si vanno ad aggiungere a quelle che fornisce già Curadar e delle app che vanno a introdurre dei report piuttosto delle custom properties di Guardium in questo caso e anche altre funzionalità sempre interessanti. Prendiamo il caso del software resilient. Clicchiamo su questo e vediamo che si apre una pagina con una descrizione di questo tipo di estensione, di cosa fa questa estensione, una rappresentazione grafica di come avviene l'interazione, ma nella parte destra c'è una cosa interessante. Nelle ulteriori informazioni troviamo un link relativo alla documentazione. Questo ci consente di scaricare la guida di integrazione con il software e quindi di seguirla per fare la customizzazione. In questo caso noi, per fare una breve demo,
clicchiamo sul tasto di download per scaricarci il nostro file zip che conterrà il codice di integrazione di estensione. Ritorniamo sulla pagina principale e magari ce ne scarichiamo due o tre di queste app. Ci scarichiamo anche l'Hexabeam, che è utile, è un altro software di integrazione per utilizzare con la gestione comportamentale degli utenti. Facciamo il download anche di questo, il nostro file zip lo salviamo, ritorniamo nella pagina iniziale e scarichiamo anche questo plugin. Questo plugin, facciamo il download, eccolo qua. A questo punto abbiamo scaricato le nostre tre app. Ritorniamo nella pagina di Extensions Management, che è ancora vuota, e andiamo ad azionare il tasto Add. Ci chiede dove abbiamo scaricato il nostro file relativo all'estensione, e noi abbiamo i nostri tre filettini zip che abbiamo appena scaricato. Poi c'è un baffetto che ci dice se lo vuoi scaricare solamente, quindi caricare su QRadar, o se vuoi installarlo direttamente. Io lo voglio installare direttamente. Clicco sull'install, incomincia la validazione dell'installazione, che è una sorta di check di prerequisiti. Dopodiché mi chiede di proseguire con l'installazione, lancio l'installazione, aspetto qualche secondo fino a quando l'installazione viene portata a termine. Clicco su OK ed ecco qua la mia prima app installata. Voglio installare anche le altre due. Vado a prenderle, iniziamo con questa, gli diamo l'install immediately. Abbiamo installata anche la seconda estensione e andiamo a installare la terza estensione, che è il Content Export. Ok. Ed ecco qui le nostre tre app che abbiamo scaricato e installato in QRadar. Chiaramente se ne avessi molte installate, diventa utile anche il tasto di search per andare a cercare l'estensione che mi interessa. Bene, a questo punto, una volta che ho installato le mie estensioni, cosa faccio? Voglio andare a vedere gli esiti, cioè i vantaggi che scaturiscono dall'avere installate queste nuove app. Torniamo quindi sulla nostra dashboard già dai tab vediamo che è stato inserito un nuovo tab, che è quello relativo all'app Hexabeam. Ma ancora di più, per vedere, se io cliccassi su Hexabeam, vediamo che mi si apre una schermata che in questo momento è vuota. Per quale motivo? Perché evidentemente c'è da fare un minimo di customizzazione. E dove la vado a cercare? Nella sezione plugin. Se io vado nella sezione plugin in fondo, eccole qua, vediamo che c'è Configure Hexabeam. Siccome stiamo parlando di un'estensione che va a interagire con un software esterno, questa prevede appunto la connessione con un host di Hexabeam e quindi un accesso tramite username e password, che in questo momento non abbiamo. Però vi faccio notare come sono stati inseriti questi nuovi plugin sia per Hexabeam che per Resilient Systems. Anche in questo caso ci chiederà la configurazione di un server esterno per poter andare a interagire appunto con QRadar. Quindi questo è già l'esito di una prima integrazione. Una seconda integrazione la possiamo vedere direttamente dalle offense. Vediamo che sono stati inseriti altri due tab. Uno relativo all'incident overview e l'altro relativo al send to resilient system. Il send to resilient system ci consente, il resilient system è un sistema di gestione dei ticket e quindi ci consente di, a fronte di una offense, prendiamo questa ad esempio, di assegnare questa offense al sistema di ticketing esterno per poter essere gestita correttamente. Allo stesso modo, come abbiamo visto per il tab di Send to Resilient System, abbiamo l'altro tab relativo alla terza app che abbiamo installato, che è l'Incident Overview. Questa, a differenza del precedente, non è un'integrazione con un altro software, ma è un plugin che viene installato su QRadar.
che rappresenta gli incidenti più recenti con riportate alcune statistiche relative alla durata media dell'incidente e così via. Diciamo che in questa rappresentazione è abbastanza scarna, in quanto non abbiamo molti dati in questa demo, però è giusto per dare l'idea di cosa si può fare. Se io ad esempio clicco su questa sfera, questa mi va a localizzare esattamente il punto in cui si è avuto l'incidente e quindi dandomi ulteriori informazioni geografiche, e poi da qui posso andare a interagire con il tasto di Investigate, che mi riporta nuovamente sull'investigazione della singola offense presente in QRadar. E anche in questo caso c'è l'interazione con l'altra app che abbiamo scaricato, nel caso in cui io volessi assegnare e aprire un ticket relativo a questa office sul sistema di Resilience. Con questo abbiamo visto come è davvero facile, intuitivo e semplice utilizzare il nuovo marketplace delle app di IBM tramite la funzione di Extensions Management. Con questo avrei terminato e se volete potete seguirmi nei prossimi video, dove andremo a esplorare ulteriori nuove caratteristiche della versione 7.2.6 di QRadar. Vi ringrazio per la vostra attenzione e un saluto da Luigi.